ragazzi, oggi è di nuovo una bellissima giornata per la nostra fortuna e quindi abbiamo deciso anche oggi di sfruttarla al massimo. Oggi vi faremo vedere come prendiamo il taxi, ma più che altro oggi verranno altri pazienti nella nostra clinica e noi andremo ad incontrarli all'aeroporto. Poi abbiamo pensato con Vasi ad ancora 2 o 3 posti qui a Bucarest che sicuramente li dovete anche voi visitare, però tutto sarà nel video di oggi. Io vi saluto e noi ora andiamo a chiamare il nostro taxi e come chiamare un taxi vedrete in pochi secondi. Allora, per spostarvi a Bucarest basta avere Uber, è molto semplice usarlo, praticamente qui vi fa vedere la vostra posizione. Scrivete la destinazione dove volete andare. Noi con Vasi ora vogliamo andare al parco, quindi questo parco qua ti fa vedere anche quanto ti costa. Ti potresti scegliere il taxi che vuoi, comfort o quello che vuoi, e praticamente per confermare l'ordine fai così. Questo qua è il nostro taxi dell'Uber, ora lo prendiamo. Stiamo per ordinare il pranzo e praticamente Virinea, la nostra collega, allora lei ci ha consigliato di prendere la zuppa, proprio il menù del giorno, perché è molto buono e quindi penso anche che è ad un prezzo molto accessibile. Sì, il menù del giorno costa sui 21 rogni e include la zuppa, il secondo, un'insalata e se volete anche il dessert che si aggiunge con 7 rogni. In euro? Sui 5 euro. Sui 5 euro. Il ristorante tradizionale centro vecchio Bucarest, quindi un prezzo diciamo molto accessibile. E ci sono 5 tipi di zuppe, quali puoi scegliere, 5 tipi di secondi, di insalate, di dessert, tutto quanto. Cioè te lo fai tu il menù proprio, prendi una zuppa, un'insalata, il secondo e... è una bella cosa, con soli 5 euro, quindi centro vecchio fate dopo le passeggiate e vedete anche cose belle. Molto bene. Sei mai stata? Mai. La prima volta, sì. E le prime impressioni come sono state? Bellissime. Bello? Sì, è molto bello. Allora ragazzi, è arrivato il dottor Palmas, ora andiamo a intervistarlo. Lo prendiamo a sorpresa. Ciao, come va? Tutto bene. Voi che ci fate qua a Bucarest? Quando siete arrivati? Hai, venite, vi faccio vedere Karaku Bere, che è uno dei posti più belli di Bucarest. Seguitemi, che ormai sono di casa qua. Allora, seguitemi. Karaku Bere è la birreria più bella, più antica e ovviamente più turistica di Bucarest. Nasce nel 1899 come osteria e luogo di sosta per mercanti nell'epoca d'oro della piccola Parigi. Diventa luogo di ritrovo per gli intellettuali dell'epoca e mantiene ancora oggi tutto il sapore e l'atmosfera della vecchia Romania, a partire dagli arrendamenti fino alle divise dei camerieri. Questo è un locale dove... non puoi non venire se passi per Bucarest. La sera qua è veramente bello perché hai tutti i tavolini con tutte le persone che mangiano e qua in mezzo, in questa piazza dove ora sono, ci sono tutte il corpo di ballo tipico che si mette a ballare qua e fa i balletti rumeni. Guarda che bella atmosfera che c'è qua. Se passi per Bucarest ricordati Karaku Bere, il carretto della birra. Noi abbiamo mangiato molto bene, siamo molto... Sei sazia? Non mangio neanche domani. Vero? Sì. E addirittura con 5 euro, ragazzi, il primo, il secondo, l'insalata. E poi sono molto molto consistenti, poi da bere, mamma mia, guarda. Siamo fatti dei pancioni che ora non possiamo entrare nel video, vero? Dobbiamo essere... Ragazzi, un'altra cosa, più tardi prendiamo con Vasi il monopattino. Op! E poi andiamo a fare un giro, un'altra bella cosa, e appunto il fatto che possiamo prendere un monopattino, quello che a Chisinau non c'è ancora, quindi oggi per la prima volta andiamo col monopattino, speriamo tanto di non ammazzare nessuno in strada, ok? Vero? Andate. Ciao! Guarda. Che fate? Ciao Ila!
Allora, siccome c'è tantissima gente in giro qui a Bucarest che va con il monopattino, abbiamo pensato di farvi vedere come dovete scaricare l'app per poter usare il monopattino. Aspettiamo qualche tempo finché comunque si carica l'app. Abbiamo scaricato l'app, praticamente abbiamo messo tutti i nostri dati, una carta di credito per poi fare lo scan per il codice QR, e ora qui proprio sulla mappa ci fa vedere dov'è il monopattino più vicino a noi. Noi siamo ora in un parco, ci hanno fatto vedere che qui nel parco ce ne sono 4 monopattini e noi ora stiamo andando proprio a quello più vicino perché è anche quello più vicino a noi. Il monopattino ha più di 100 anni ed ora torna oggetto di culto. A inventarsi micro è stato un imprenditore di Zurigo nel 1996. Tutto nasce da un bar che faceva ottimi caffè, ma che era un po' lontano. Niente automobile né bicicletta. Meglio disegnare un attrezzo lungo e stretto. Fu un successo sulla stampa e per la strada. Era la soluzione più trendy per spostarsi in centro nelle grandi città. La domanda per la piccola azienda produttrice svizzera era di 80.000 pezzi al giorno. E oggi abbiamo girato tutta la Bucarest, ormai non ce la facciamo più, ma con questo è veramente molto comodo. Dottor Palmas aveva ragione perché ci diceva: ragazzi, ma prendete il monopattino, andate in giro con il monopattino, e noi l'abbiamo preso proprio alla fine della giornata. Peccato, perché si va veramente da Dio. Stavate aspettando Sergio, Ivano, tra non so, uno dei nostri autisti, invece no. C'è Domi ad incontrare e Vasi. Oh, che bello! Volevo far conoscere Manuk Bey, lui è il nostro prossimo paziente di sostorismo dentale.